Buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Pescara con la situazione in giunta, aggiornamenti nel capoluogo adriatico dove il comune si trova a fronteggiare una situazione in bilico proprio in virtù del rimpasto. Il servizio di Paolo Renzetti. A Pescara continuano a soffiare venti di burrasca a Palazzo di Città con l'operazione di rimpasto di giunta che prevede anche l'ingresso di Gianni Teodoro e l'uscita di Giuliano Diodati. Un uomo stimato Diodati, come ha affermato l'assessore regionale ai lavori pubblici Donato Di Matteo, definendolo un professionista che non merita l'uscita. Faremo resistenza fino alla fine perché bisogna dare un senso alla politica di questa amministrazione, dicendo basta a giochetti senza logica e strategie. Siamo pronti, ha detto ancora l'assessore regionale, ad uscire dalle maggioranze, tra cui quella della Regione. Dopo la rivolta di Di Matteo e della deputata Vittoria D'Incecco, la situazione si è bloccata ed il rimpasto probabilmente slitterà di qualche giorno, ma gli equilibri sono e restano sottili e la questione politica in giunta diventa centrale, anche considerando i risvolti che potrebbe avere a livello regionale. E a questo proposito è arrivata anche la nota del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Ci troviamo di fronte ad un importante snodo politico e amministrativo, ha detto il sindaco, che rende indispensabile fortificare l'azione della maggioranza in Consiglio Comunale, anche in vista degli appuntamenti a cui l'amministrazione si approssima, come il progetto di riqualificazione dell'area di risulta, il piano sociale ed il pacchetto urbanistico di Pescara. L'ipotesi di dover rinunciare a Giuliano Diodati, ha detto ancora il primo cittadino, è una circostanza dolorosa per il legame di stima personale e politico costruito in tanti anni di lavoro insieme. Giuliano va rispettato perché rappresenta una risorsa sia per il presente che per il futuro. E con queste parole Alessandrini promette dunque un confronto con l'assessore uscente per conservare una collaborazione sulle questioni più importanti della città di Pescara. Al momento è forte l'impegno del primo cittadino che vuole arrivare fino in fondo per definire le nuove nomine e l'assetto della giunta e portare così avanti il governo della città nei prossimi 18 mesi, ma la composizione della questione potrebbe però regalare altre sorprese. E proprio sul rimpasto della giunta Alessandrini ha parlato ai nostri microfoni il consigliere comunale della lista Teodoro per Pescara Massimiliano Pignoli, che ascoltiamo. Quasi tutto deciso per il rimpasto di giunta, entrerà nella giunta Alessandrini Gianni Teodoro della lista Teodoro per Pescara. Consigliere Pignoli, qual è ad oggi la situazione? Ma è un giorno dopo il Ferragosto, per cui è una situazione tranquilla, aspettiamo l'evolversi. Noi abbiamo avuto certezza da parte dell'incontro fatto col sindaco, col segretario cittadino, col capogruppo del PD e con il capo di gabinetto del sindaco. C'è stato un confronto penso positivo, per cui non ci dovrebbero essere problemi. L'uscita di scena dell'assessore Giuliano Diodati ha creato malumori, creerà malumori in una parte del Partito Democratico? Ma è una questione che a noi non riguarda sinceramente. Però potrebbe creare problemi negli equilibri del centro-sinistra e della maggioranza? Ma sarà il Partito Democratico a risolvere questi problemi. Io conosco l'amico Giuliano Diodati, persona seria, persona disponibile, persona capace, un buon professionista, però poi le dinamiche politiche sono tutt'altra cosa, per cui sarà il Partito Democratico a dirimere questa ulteriore matassa che si è creata al loro interno. Noi non cercavamo nulla, il sindaco ci ha chiesto una rappresentanza in giunta, noi anche durante il Consiglio Comunale non abbiamo mai rivendicato al sindaco e alla maggioranza la possibilità di dover e voler entrare in giunta. Il sindaco ci ha chiesto una persona capace, una persona che sappia dare risalto all'amministrazione comunale, che sappia dare spinta propulsiva a questi ultimi anni e mezzo che ci è rimasto in consigliatura, e noi, unitamente al capogruppo Teodoro, abbiamo individuato questa persona in Gianni Teodoro, una persona seria, una persona capace, una persona disponibile, una persona che ha veramente all'interno della pubblica amministrazione un risalto e che ha governato anche tanti anni. Consigliere Teodoro, cambierà qualcosa con la presenza di Gianni Teodoro in giunta per quanto riguarda la lista Teodoro da qui al termine della legislatura? Ma noi continueremo a essere propositivi come lo siamo sempre stati, sia in consiglio e questa volta anche in giunta, cioè dove c'è il governo e il cuore della città.
Certo, è una persona esperta a cui noi non dobbiamo dare consigli, è lui che ci ha sempre dato dei consigli come organizzare, amministrare, cercare di essere d'impulso e di pungolo all'amministrazione comunale, sarà sicuramente capace e saprà sicuramente far bene, non per noi ma per la città di Pescara. Due news di cronaca adesso che purtroppo riguardano incidenti stradali. La prima è una bambina di 8 anni morta proprio in un incidente che si è verificato ieri notte lungo l'autostrada A25 all'altezza di Celano. Nello schianto ha perso la vita anche una donna di 53 anni. Quattro sono stati feriti. L'incidente ha coinvolto due auto, un SUV sul quale viaggiava la bambina e una Opel Agila su cui si trovava la donna. Secondo una prima ricostruzione, tutte e due le auto viaggiavano in direzione Roma, il SUV avrebbe tamponato la Opel che è finita fuori strada. Quattro persone, come detto, sono rimaste ferite e portate in ospedale con le ambulanze del 118 in ospedale. Il traffico è stato bloccato tra le uscite di Celano e Avezzano in direzione Roma. I rilievi, che sono andati avanti per gran parte della notte, sono stati effettuati dalla polizia autostradale di Pratola Peligna. E invece un altro spaventoso incidente si è verificato questa mattina nella frazione di Torre San Rocco a Pineto, lungo la provinciale per Casoli. Una giovanissima donna di 25 anni alla guida dell'auto, originaria di Pineto, si trova ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Mazzini di Teramo per le conseguenze dell'impatto. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Teramo, coordinata dal comandante Primi e diretta sul posto da Antonio Bernardi, la giovane sarebbe finita contro un camion dei rifiuti accostato sul lato destro della carreggiata che stava caricando dei bidoni. L'auto si è ribaltata finendo sulla corsia opposta dove si è scontrata con un Ducato. I mezzi coinvolti nell'incidente ovviamente sono stati sequestrati. Inizialmente le condizioni della donna non sembravano eccessivamente gravi, ma poi purtroppo la situazione è peggiorata e, come detto, adesso è in prognosi riservata all'ospedale Mazzini di Teramo. Torniamo a Pescara adesso per parlare del tombino che si trova proprio sulla riviera in pieno centro, nel capoluogo adriatico. Un cane è stato ucciso da una scarica elettrica arrivata proprio da questo tombino. È un 34enne di Silvi, è rimasto invece ferito e giudicabile guarito in 20 giorni. È accaduto ieri sera, dove si sono vissuti ovviamente attimi di paura. Questa mattina sopralluogo invece del vice sindaco di Pescara, Antonio Blasioli, assieme ai tecnici di Pescara Gas e del comune. Vediamo. Siamo sul lungomare di Pescara e questo è il tombino dove ieri sera purtroppo c'è stato un incidente che ha causato la morte di un cane e il ferimento, anche se fortunatamente in modo non grave, di un 34enne che è stato ricoverato in ospedale e che è stato giudicato guaribile in 20 giorni. Vice sindaco Blasioli, lei subito questa mattina è venuto qui per fare questo sopralluogo anche con i tecnici del comune. Più che con i tecnici del comune, che pure sono presenti, con Pescara Energie, che non è nel sole, che hanno in gestione, diciamo, la pubblica illuminazione di Pescara. Da loro abbiamo richiesto subito una relazione dettagliata, per questo che ci sembra un fatto grave che è successo a Pescara. Ci stanno già spiegando adesso, con un piccolo sopralluogo e anche con la scopertura di questo pozzetto, quello che potrebbe essere successo, ma dobbiamo capire bene soprattutto perché in una serie di coincidenze il differenziale non ha funzionato. C'è stato questo animale che è rimasto folgorato, questa persona che è rimasta ferita, si è rischiato tanto però ieri sera. Sì, si è rischiato tanto. Anche perché c'era tanta gente, mi scusi vice sindaco Blasioli, a passeggio nella serata di Ferragosto lungo la riviera? Sì, da quello che mi spiegano pare che ci siano state una serie di coincidenze che difficilmente potrebbero riverificarsi, però ecco, noi dobbiamo stare veramente molto attenti a fare in modo che questo non si possa più verificare. Ecco perché già da questa mattina alle 8 siamo sul posto, stiamo cercando di capire bene che cosa può essere successo, soprattutto da loro, e con loro dobbiamo andare a fondo su tutta quanta la vicenda, per cui abbiamo chiesto questa relazione per capire bene la situazione. Ci dispiace naturalmente sia per questo ragazzo, che credo sia un ragazzo di 34 anni, adesso non conosco neanche chi sia, sia nei confronti di questo cane che purtroppo ha perso la vita. Naturalmente ci scusiamo con questi turisti, che credo non siano pescaresi ma di Roma, da quello che mi dicono.
insomma, tutte le responsabilità verranno accertate, ma soprattutto quello che dobbiamo garantire alla cittadinanza è che situazioni come queste non si possano più verificare. E ripetiamo, sono una serie di coincidenze, ma faremo di tutto per verificare nel giro di 24 ore ogni situazione e se c'è bisogno anche di segnalare eventuali pericoli. Lei non era qui ieri sera, però le hanno raccontato poi quello che è accaduto, anche perché i suoi colleghi dello stabilimento sono usciti fuori. Sì, a me i miei fratelli mi hanno raccontato, perché poi ieri mi hanno chiamato, di quello che è successo, e siccome il mio stabilimento, come tanti altri, è affollatissimo di bambini, io mi chiedo semplicemente una cosa: e se ci fosse stato un bambino, cosa sarebbe accaduto? Nulla togliere, perché ho il cane, quindi per me è sempre una tragedia, però se ci fosse un bambino piccolo con la mamma, oppure un passeggino, cosa sarebbe successo? E quello che ci lasciamo alle spalle purtroppo è l'ennesimo ferragosto di fuoco per la nostra regione, perché i vigili del fuoco non hanno tregua. Anche nella giornata di ieri sono stati impegnati nei diversi focolai che hanno interessato la provincia di Teramo, Alano, Schiavi d'Abruzzo, Canistro e Magliano dei Marsi. Il servizio di Noemi Fratelli, vediamo. Ferragosto di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando di Teramo. Diversi gli interventi ordinari effettuati su tutto il territorio provinciale. Ma l'impegno più forte si è registrato ancora una volta sul fronte della lotta agli incendi di Bosco e Sterpaglia, che non conosce tregua. Nella mattinata di Ferragosto, infatti, è ripresa la lotta al vasto e violento incendio che ha interessato la zona compresa tra Magnanella e il rifugio delle Aquile, in località Acqua Chiara di Teramo. Nonostante i 15 lanci d'acqua effettuati con due Canadair che si sono alternati nell'azione di spegnimento dall'alto e i 28 lanci effettuati con un elicottero, l'incendio è ancora attivo e sta interessando un rapido costone boscato di alberi e di conifere. Il forte impegno messo in campo da due squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti, un'autopompa e un modulo antincendio e di tre squadre di volontari di protezione civile, ha consentito di evitare che le fiamme potessero raggiungere gli edifici che costituiscono il complesso del rifugio delle Aquile e una vicina porcilaia in cui sono stati recuperati circa 1500 maiali. Le squadre a terra stanno ancora lavorando per contenere l'incendio, che al momento ha interessato un'area di circa 50 ettari. Durante la notte è stato mantenuto un presidio operativo e dalle prime luci del giorno è ripresa l'azione di spegnimento con i mezzi aerei. Interventi non solo a Magnanella, infatti una squadra del distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sulla strada statale 150 in prossimità di Morro d'Oro per un incendio di sterpaglie. La rapidità dell'azione dei vigili del fuoco, che ha impegnato un'autopompa, un'autobotte e un fuoristrada con un modulo idrico antincendio, ha consentito di spegnere l'incendio in pochi istanti, evitando che si potesse propagare alle aree circostanti e limitando che l'area percorsa alle fiamme fosse solo di 400 metri quadrati. Ma non è stata solo la provincia di Teramo interessata dai focolai. Infatti, diversi incendi si sono sviluppati sul territorio regionale, in particolare Roghi ad Alano, Schiavi d'Abruzzo e nella Marsica, a Canistro, a Magliano dei Marsi. In alcuni casi le fiamme hanno minacciato le abitazioni. Ad Alano un rogo di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio del 15 e nell'area a ridosso di Via del Sole. Le fiamme hanno sfiorato le case, con i vigili del fuoco a protezione degli edifici. È stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei. A Schiavi di Abruzzo è in corso un incendio che minaccia le case nella frazione di Badia. In azione, oltre ai vigili del fuoco e protezione civile, elicotteri e Canadair. E dunque, come avete visto, torniamo proprio a Magnanella, perché continua da due giorni l'incendio di origine dolosa proprio tra Magnanella e Acqua Chiara nel comune di Torricella Sicura, vicino Teramo. Queste immagini, quelle che vedete, sono relative alla situazione di questa mattina. L'incendio non è stato ancora domato, nonostante anche stamane elicotteri dei vigili del fuoco e Canadair abbiano continuato nei lanci d'acqua. Peraltro il rogo si è sviluppato all'interno di un canalone che ha reso difficoltoso, almeno nelle fasi iniziali, sia la sua individuazione che ovviamente il raggiungimento del rogo. Solo dopo che le fiamme saranno state spente definitivamente, allora ci sarà l'intervento dei carabinieri forestali per individuare i responsabili dell'incendio. Magnanella, peraltro, già qualche anno fa era stata protagonista, suo malgrado, di un altro episodio simile. E proprio in relazione all'incendio, una buona notizia, perché è stato domato invece il rogo di sterpaglie che nel pomeriggio di ieri aveva interessato Alano nella zona a ridosso di Via del Sole. È stato necessario l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno minacciato anche alcune case, con i vigili però posizionati a protezione delle abitazioni.
È stato un Ferragosto positivo nel settore del turismo, aumentata la domanda su tutto lo stivale per italiani e stranieri che scelgono proprio il bel paese e dunque anche la nostra regione. Sono circa 400.000 i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto in agriturismo all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta. E quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni di Campagna Amica, che sottolinea come si registri un sostanziale aumento di presenze del 10% rispetto allo scorso anno. Se la cucina è una delle ragioni principali, si possono riscoprire i menù tipici della tradizione regionale, gli agriturismi sono scelti anche per l'offerta di programmi ricreativi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking, ma anche attività culturali come i percorsi archeologici o naturalistici. Complessivamente si prevedono oltre 7 milioni di presenze previste negli agriturismi italiani nell'estate 2017, con un aumento stimato pari all'8% rispetto allo scorso anno, per effetto soprattutto degli stranieri che, secondo la Coldiretti, hanno sorpassato gli italiani. L'Italia può contare su un'offerta capillare diffusa lungo tutta la penisola, con oltre 22.000 aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'agriturismo. Il bel paese inoltre è stato anche la destinazione preferita degli stranieri, tedeschi, francesi, inglesi e americani, con un incremento del 3% rispetto all'anno scorso, e si è assistito ad un ritorno dei russi. Molti di loro hanno scelto di pernottare negli alberghi, dove si è registrata una crescita del 2% della clientela internazionale e del 3% di quella domestica. Ma la vera novità di quest'estate è stato il consistente aumento di pernottazioni per il mese di settembre, che contribuirà ad allungare la stagione estiva anche dopo la riapertura delle scuole, con una crescita del 6% rispetto allo scorso anno. E alla vigilia di Ferragosto ad Atri, una delle porte sante più antiche d'Italia è stata aperta per valorizzare turismo, religione e tradizioni. Il servizio di Festina News, vediamo. Si è ripetuta lunedì 14 agosto ad Atri il tradizionale suggestivo rito dell'apertura della Porta Santa della Basilica Cattedrale. L'apertura è stata anticipata dalla sfilata del corteo storico per le vie della città ducale. Circa 15 le città che hanno sfilato con i loro gonfaloni, tra cui la provincia di Teramo, la Protezione Civile, la città ungherese gemellata con Atri, Berekfurdo. Ad accogliere l'arrivo del corteo, il vescovo di Atri Teramo, Monsignor Michele Seccia, che ha effettuato con il battocchio i rintocchi di rito con cui ha dato il via all'apertura della Porta Santa. Molte emozione e soddisfazione da parte del sindaco Gabriele Astolfi. Una gran bella manifestazione che unisce lo spettacolo degli sbandieratori e quindi del corteo storico con le istituzioni, con chiaramente la questione più importante che è l'apertura della Porta Santa. Come ben sapete, Atri è, dopo Roma, insieme a Roma e l'Aquila, una delle porte sante più antiche d'Italia, con bolla celestiniana di Celestino V. Oggi si rinnova la tradizione nonostante, insomma, la nostra cattedrale sia stata leggermente colpita dal terremoto, ma comunque siamo riusciti, grazie anche alla curia vescovile, al vescovo e a tutti i parroci di Atri, a continuare in questa tradizione importantissima sia sotto l'aspetto religioso ma anche sotto l'aspetto turistico. Il tempo poi ci assiste quest'anno, per cui ancora meglio, credo che ci sarà tantissima gente. Una città importante di cultura. Sì, bravissimo anche l'assessore Domenico Felicione, il mio assessore alla cultura, che è riuscito ad organizzare, nonostante insomma i tempi non siano dei migliori, una grande estate adriana e non solo. Inaugurato domenica il Parco Elena Finocchi a Penne in via Pescara, un luogo di aggregazione e felicità per le famiglie della città più importante dell'area vestina. Finalmente anche Pianella ha il suo parco pubblico, un sogno atteso da circa 40 anni che attesta Pianella tra le più importanti città dell'area vestina. Un'opera molto attesa dalla cittadinanza che, nonostante la crescita demografica degli ultimi anni, sentiva la necessità di un luogo di aggregazione per famiglie e giovani. Grazie alla sensibilità della Regione Abruzzo ed in particolare dell'assessore ai lavori pubblici Donato Di Matteo e Lorenzo Sospiri, domenica si è riusciti ad inaugurare il parco pubblico in via Pescara, intitolato ad una persona speciale per Pianella, quale Elena Finocchi, a
assessore alla pubblica istruzione, scomparsa nel febbraio 2016. Era un punto programmatico fondamentale, noi avevamo preso questo impegno amministrativo pensando di colmare le troppe lacune che la nostra città presentava. Pensare che una collettività come Pianella era priva di uno spazio dove i nostri ragazzi potessero giocare in tranquillità era davvero inaccettabile. La felicità di oggi è davvero doppia perché riusciamo a concludere quest'opera nei termini che ci eravamo prefissi e perché intitoliamo questo parco a Elena Finocchio, che ci è stata a fianco, ha condiviso e voluto fortemente questo progetto. Un'iniziativa straordinaria che è un momento di serenità e soprattutto uno spazio di vivibilità che produce quella che è l'ambizione della politica, la felicità. Io dal primo momento che mi è stato sollecitato ne ho preso atto e ero consapevole di un'iniziativa positiva. Noi ci abbiamo messo il nostro impegno, il Comune ha realizzato seriamente questa opera e in brevissimo tempo l'abbiamo potuto inaugurare. E a Lanciano in Piazza Garibaldi nelle giornate del 19 e 20 agosto ci sarà una vera e propria immersione nella festa anni 50 e 60 con spettacoli live, musica, street food, make up a tema e molto altro all'insegna di un divertimento e del gusto retro. You know I can be Si chiama Baciami Piccina, la terza edizione della festa con atmosfere vintage anni 50 e 60 che si svolgerà in Piazza Garibaldi a Lanciano il 19 e 20 agosto. Tra ritmi di rock and roll e brillantina cresce il numero di partner, artisti ed espositori, così come momenti di spettacolo per offrire al pubblico presente un ricco programma, spiega Massimo Valentini, presidente dell'associazione organizzatrice. In cartellone aperitivo live e musica per entrambe le serate. Sabato spazio alla moda e alla bellezza con la finale interregionale New Model Today e poi ancora musica con due gruppi rock. Domenica sera doppio spettacolo di burlesque e il concorso per il miglior outfit vintage riservato al pubblico. In piazza non mancheranno street food, stand a tema e iniziative dei commercianti della zona con acconciature per l'uomo e trucco e parrucco per le donne. Lo spirito di questa festa è quello di ricreare qualcosa di diverso in questa piazza. Questa piazza ha bisogno di fare arrivare gente, noi ce la mettiamo tutta per fare arrivare gente in questa piazza. Siamo molto soddisfatti perché parliamo di numeri, l'anno scorso abbiamo fatto in due giornate quasi 10.000 presenze e noi abbiamo intenzione di far crescere questo numero perché ci teniamo fortemente. Ancora eventi, ricordi, emozioni, giochi e tradizioni a Rocca Fine Adamo di Penne nella 16ª sagra dei Maccheroni e della Trebbiatura. Vediamo. Torna a Rocca Fine Adamo di Penne la 17ª sagra dei Maccheroni della Trebbiatura, un'edizione molto importante ma un'edizione molto speciale perché ci sarà anche un ricordo per una persona importante. È venuto a mancare il nostro presidente storico e quindi quest'anno abbiamo proprio deciso di dedicare un po' tutta quanta la festa in sua memoria perché è stata la persona che ci ha lanciato, che in questi 16 anni scorsi ci ha sempre guidato e ci ha sempre dato una formazione per portare avanti questa sagra. Leo è venuto a mancare e quest'anno quindi cerchiamo, seguendo il suo spirito, di riproporci con lo stesso entusiasmo e la stessa filosofia che lui seguiva. Diciamo che il filo conduttore della nostra sagra è stata sempre quello, un po' di riproporre le antiche arti, essendo comunque una sagra formata anche sui giochi, quindi un po' riproporremo quest'anno il tiro alla fune del gioco della jettola, senza tralasciare comunque quello che è il nostro cavallo di battaglia, il tiro dello stuccone. La nostra sagra è stata sempre incentrata su quella, il momento clou è stato sempre la domenica con il raduno dei trattori d'epoca, la Trebbiatura poi nel pomeriggio, tutto quanto condito sempre dal piatto principale che è quello nostro dei Maccheroni della Trebbiatura con il sugo di papera e la papera arrosto.
Apriamo adesso la pagina di sport, operazione in uscita per il Pescara che ha ceduto Cristiano Biraghi che va alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto. Mancano altri tasselli da sistemare sempre in uscita per i biancazzurri che domani sera saranno impegnati nell'ultimo test prima dell'avvio del campionato contro l'Avezzano allo stadio dei Marsi. Cristiano Biraghi è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ufficialità della trattativa è arrivata nella tarda serata di ieri, quando il terzino biancazzurro ha raggiunto l'accordo con la società viola. Contratto fino al 2021 per Biraghi, che si trasferisce in Toscana in prestito oneroso, 800.000 euro, con un obbligo di riscatto a 2 milioni in caso di salvezza gigliata. Insomma, un obiettivo facilmente raggiungibile per la squadra di Pioli, ma che consente ai Della Valle di spostare l'impatto dell'operazione sulla prossima stagione. Stamattina Biraghi è arrivato a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto, un affare che per il Pescara va esattamente nella direzione auspicata, quella della cessione di alcuni elementi che non avrebbero comunque fatto parte del progetto di Zeman. Lo stesso dicasi per Ledian Memmouchai, espressamente richiesto da Marco Baroni per il suo Benevento. Il tecnico ex biancazzurro ha chiesto uno sforzo alla propria società e alle condizioni giuste il Delfino lascerà partire il proprio capitano. Ma i campani sono vigili anche su Oscar Iliamar, che in quel caso con Memmouchai potrebbe esserci una frenata. Le operazioni in uscita però a pochi giorni dalla fine del calciomercato faciliterebbero e non poco anche quelle in entrata. Il Pescara è già quasi fatto, manca solamente qualche piccolo tassello. Non è un caso che in queste ultime ore sia emersa con prepotenza la pista che porta a Massimiliano Gatto, giocatore di proprietà del Chievo Verona e che potrebbe raggiungere presto il capoluogo adriatico. Già domani potrebbe esserci un contatto che spianerebbe la strada all'accordo col giocatore. Sempre in uscita si attendono sviluppi sul fronte Benalì, che pareva quasi della Sampdoria, ma l'inserimento del Bologna è stato prepotente ed è probabile che il sorpasso per assicurarsi il libico sia riuscito. Il cerchio può chiudersi anche in questo caso con un prestito con diritto di riscatto intorno ai 2 milioni e mezzo di euro. Intanto domani sera ultimo test per i biancazzurri prima dell'avvio del campionato. Al dei Marsi di Avezzano contro i biancoverdi del neo allenatore Antonio Aiello. Fischio d'inizio alle ore 18, poi la lunga attesa verso l'inizio del campionato cadetto la domenica successiva all'Adriatico. Scendiamo adesso in Lega Pro, ovviamente andiamo in casa del Teramo. Il centravanti è arrivato quest'estate dal Sud Tirol, Giacomo Tulli, sembra già in forma. Dopo la doppietta al Racing Fondi in Coppa Italia, guarda già l'inizio del campionato che il prossimo 27 agosto proporrà la trasferta di Mestre. Dovevamo trovare la vittoria soprattutto per il morale, per fare gruppo e prepararci per il campionato, ci siamo riusciti. Possiamo ancora migliorare tanto secondo me, però siamo sulla strada giusta. No, vabbè, indemoniato, ci teniamo a far bene tutti quanti e a parte i gol secondo me abbiamo fatto una bella prestazione, quello è importante. Ma sicuramente un po' la condizione, stiamo iniziando a stare un po' meglio e poi più avanti e più ci conosciamo, quindi adesso speriamo ancora di migliorare e poi comunque cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister. Oggi credo che in buona parte l'abbiamo fatto. Sì, è un buon livello, si può sempre migliorare, poi il campionato è un'altra cosa, però dai, abbiamo fatto un buon test, adesso dobbiamo prepararci bene per il campionato. Non è proprio favorevole, però tanto che vuoi fare, bisogna prima o poi le devi incontrare tutte, quindi forse l'unica cosa negativa, la pausa seconda giornata non ci voleva, però accettiamo e andiamo avanti. Ma secondo me le prime partite che incontri, perché è un po' un'incognita come hai detto te, quindi anche incontrare il Vicenza, che è una squadra un po' più blasonata del Mestre, secondo me può andare bene, perché comunque loro, anche loro sono all'inizio e dobbiamo essere bravi a coglierli impreparati. Poi comunque sono tutte dure le partite. E domani a San Pio delle Camere ci sarà la prima edizione della corsa podistica Zafferan, volta a promuovere la corsa ovviamente, ma anche i prodotti tipici locali dell'Aquila, come ad esempio lo Zafferano DOP. Vediamo. La prima edizione della corsa podistica Zafferan, inserita nel circuito regionale Corri l'Abruzzo 2017, si svolgerà giovedì 17 agosto alle ore 19 e attraverserà il territorio del comune di San Pio delle Camere, territorio della produzione dello Zafferano DOP all'Aquila, da cui nasce il nome Zafferan.
La gara è tra quelle più appetibili e interessanti del circuito Corri l'Abruzzo, infatti è identificata come oro ed ha diritto alle squadre che vi partecipano e raggiungono buoni risultati di acquisire 50 punti che serviranno a fine stagione per ottenere maggior premi messi in concorso dal circuito. La manifestazione partirà e arriverà nel centro storico di San Pio delle Camere, attraversando la frazione di Castelnuovo, percorrendo via Principe Umberto, si giungerà all'imbocco del tratturo Magno che porterà i podisti al sito archeologico romano del primo secolo a.C. per poi rientrare nel centro storico di San Pio. Ne abbiamo patrocinato l'evento con l'intento di mettere insieme la parte ludico-motoria, il sociale, la cultura, il territorio lo permette e poi la cosa più importante è lo sport all'aria aperta. Quindi questo è un evento importante fatto in una valle interessantissima, lo diceva prima il sindaco, con degli scenari fantastici, ma poi abbiamo utilizzato anche per i bambini direttamente il centro storico dove i bambini faranno la corsa, che è un borgo fantastico, un presepe naturale, pertanto più bello di così non potevamo scegliere. E questo era anche il nostro ultimo servizio, il TG6 torna questa sera alle ore 19. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.